a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. In questo caso non vi parlerò di libri, ma del tennis. Infatti, oltre ad essere appassionata di pallavolo, sono anche appassionata di tennis. Infatti, martedì 21 aprile sono andata appunto a Vercelli a vedere un torneo, il secondo ATP Challenger Trofeo Multimed Stefania Garavana Castelli, che si è tenuto dal 18 al 26 di novembre, del 6 di novembre, di aprile, presso il circolo Tennis Pro Vercelli, appunto Vercelli, in corso Rigola o Rigola, non lo so, 138. Allora, io ci sono andata in treno e arrivarci in treno comunque è comodo, perché usciti dalla stazione, sulla sinistra c'è un parco, accanto al parco c'è una strada. Si prende quella strada lì, si va sempre dritto. Al secondo semaforo si gira a sinistra e si segue la strada. Una volta, cioè, poi si arriva ad una rotonda e dall'altra parte della strada c'è la Coop, il negozio. Si va dritto accanto alla Coop, poi si gira a sinistra, si va dritto, comunque poi rimane sulla destra il circolo. Allora, l'unica pecca, diciamo che due. Che allora, una volta di Vercelli non c'è nessuna indicazione del circolo. Io c'ero già andata l'anno scorso, quindi avevo chiesto e mi ricordavo la strada. Comunque lì non c'è nessuna indicazione del circolo né del torneo. Quindi, se uno non conosce la strada, deve per forza chiedere. Seconda cosa, lì almeno lì vicino, non ho incontrato solo due focaccerie e un kebabisen, quindi se uno si vuole prendere qualcosa da mangiare, a meno che non si vada alla Coop, non c'è moltissima scelta. Quindi queste diciamo che sono le uniche due cose, le uniche due pecche, diciamo. Allora, questo torneo, cioè non è uno dei tornei più importanti che ci sono nel circuito, comunque c'è anche quest'anno, così come l'anno scorso, c'era un tennista che è tra i primi 60 del mondo, Dustin Brown. Poi ci sono tanti italiani, poi ce ne altri comunque un po' più conosciuti, stranieri. Quindi, poi anche comunque ben organizzato, un bel circolo, veramente ben organizzato. Poi c'è il fotografo, poi c'è il cameraman. Poi all'interno del circolo c'è un ristorante, poi loro, vabbè, hanno gli spogliatoi, la palestra, vabbè, per i tennisti, il bar fa anche ristorante, sì, comunque un bar-ristorante. Poi, cosa che volevo dire? Quest'anno c'erano una trentina di giocatori, 32 mi sembra, hanno fatto le qualificazioni. Poi quelli che avevano passato le qualificazioni hanno poi fatto. Sono passati poi nel tabellone principale. Quest'anno in finale c'era un giapponese, Ito, mi sembra che si chiama il cognome, e Filippo Valandri, italiano. E cos'altro dire? Ci sono sei campi. Sì, l'anno scorso, sia quest'anno, mi è capitato di chiedere comunque degli autografi, anche delle foto con i tennisti e sono stati veramente tutti gentilissimi, molto disponibili. L'anno scorso ho incontrato, come ho detto, Brown, poi Simone Borelli, David Goffin, poi chi c'era? Ah, poi avevo incontrato anche Potito Starace e Ian Leonard Struff. Di solito ho notato nei tornei dai 250 in su che almeno chi perde quasi mai, proprio raramente, si ferma comunque a fare gli autografi. Invece Struff, anche che comunque aveva perso, mi sono avvicinata, gli ho chiesto l'autografo e me l'ha fatto comunque. Un po' controvoglia, mi ha fatto suo scarabocchio, però comunque l'ha fatto. Quest'anno invece ho incontrato di nuovo Brown, gli ho chiesto di nuovo l'autografo e la foto. Poi ho incontrato Andrea Arnaboldi, Ilia Bosoliaz,
Filippo Valandri, Gianluigi Quinzi e Matteo Viola. E anche Igor Sisling o Saisling, non so la pronuncia. E sono stati tutti gentilissimi. L'unico un po' più sulle sue forse è stato Sisling. Comunque tutti quelli che ho fermato sono veramente gentilissimi e molto, molto disponibili. Adesso vi lascio qualche foto che ho fatto lì e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Cosa dirti questa sera? Languida è la notte, anche l'atmosfera è giusta per togliermi di dosso ogni peso adesso. Oh. Ogni peso adesso. Lascio parlare il mio istinto che non si sa mai. La mia pelle grida mentre il vento bacia già. I tuoi occhi ti accarezza corpo e anima. Corpo e anima, anima. Se vinci chi già loro perso perché resto immobile davanti all'amore, quindi a te. La pioggia è uno strato d'animo che mi prende quando non sei qui vicino a me. E la fine di questo spettacolo, questa sera dell'intensità di un momento, solo quando è già passato, quando ormai ricordo, le parole passano, ma il mio amore è ancora qua, e tu sei là. Se vince chi fugge, allora hai perso perché resti immobile davanti all'amore, quindi a me. La pioggia è uno stato d'animo che ti comincio da me, qui non servono solo parole d'amore, lo faccio per te, all'alba di ogni partenza c'è sempre